Questa mattina abbiamo deliberato in giunta 60 milioni, si aggiungono ai 4,5 che già abbiamo stanziato quest'anno, quindi arriviamo alla famosa cifra di 64 milioni, 31 dallo Stato, 33 dalla Regione, che sono la risposta che attendevano i comuni, gli ambiti sociali, i cittadini. E siamo riusciti in uno sforzo notevole che ha tenuto insieme l'attività del comparto sanitario, del sociale, perché è stato il socio sanitario che ha fornito gran parte di queste risorse. E la ragioneria, che ovviamente doveva guardare tutti questi aspetti, è una grande soddisfazione perché rispondiamo a un bisogno che riguarda i marchigiani nella parte più che hanno più necessità, quindi la non autosufficienza, le disabilità eccetera. Rispondiamo a tante persone che lavorano nel settore, ai comuni che avevano questa necessità. Abbiamo fatto questo percorso diverso da quello che ci aspettavamo, ma per fortuna, dico io, perché siamo riusciti a farlo nei tempi utili per poter permettere ai comuni di chiudere il bilancio, rispondiamo a un impegno elettorale che abbiamo preso tante volte, ovvero di recuperare le risorse sociali nelle Marche, con una risposta che oltre ad essere valida per quest'anno potrà continuare a funzionare negli anni prossimi. Il governo nazionale ha già detto che ci metterà più risorse, noi possiamo confermare tranquillamente quelle che abbiamo messo quest'anno, diamo stabilità alle risorse, quindi anche la possibilità di programmare nei prossimi anni gli interventi a livello sociale in tutto il territorio regionale.